Carissimi amici della Pogonotomia, oggi è col Kaizen che mi rado, cioè non fraintendete, mi rado con il sapone Kaizen, eccolo qua, Arianna ed Evans, assolutamente una delle ultime recenti novità arrivate in Italia, sapone americano, Arianna ed Evans. Kaizen, che è stato al centro di qualche dibattito sui social sulla formula, non la formula. Io non ho mai provato altre formule, quindi devo dire che per me questo è l'unico che ho provato, quindi non posso fare confronti e capire se c'è una nuova formula, se questa è meglio dell'altra, se è peggio, non lo so, ma lo proveremo. Tante novità oggi, tante novità, perché abbiamo un rasoio che a qualche anno e che io avevo sempre un po' snobbato, no? Cioè, anche se devo dire che l'amico Luca Esposito mi aveva sempre consigliato, io l'avevo sempre un po' snobbato, non mi aveva mai convinto. Invece poi l'ho trovato a un'asta a un prezzo quasi della metà del suo valore e l'ho preso, e la Bobo Dettai, esse, eccolo qua, Avvocatai S1 è uno slant. Vedete che è uno slant molto, molto leggero, non è uno slant particolarmente curvo, no? Non so se si vede. È uno slant molto leggero, molto accennato, no? Manico Atlas 7 cm e mezzo, un acciaio che io trovo a livello tattile eccezionale, massiccio. Un rasoio di una certa importanza, guardate, Bow Tie, una delle marche più prestigiose, prima che esplodesse il mercato di questi rasoi di acciaio, Bow Tie era leader incontrastato, mi ricordo, insomma, degli americani, no? Quindi vedete il pettine che è marchiato, ovviamente Bow Tie S1 Made in USA. Io lo armo con le mie preferite, le mie Astra Blu, anche se la Bow Tie nella confezione inserisce le Astra verdi. Inserisce le Astra verdi, però io uso le blu. Eccola qua, la nostra Astra Blu. Eccola qua. Allora, inseriamo la lametta nel coprilametta e poi questo pettine veramente massiccio, con un manico Atlas, che secondo me dei manici Bow Tie è il migliore. Eccolo qua, guardate l'esposizione che è tutto riguardo. Allora, altra novità, questo pennellone dell'Omega, un'ultima uscita, Roma. Allora, questo è quello che ha il nodo 30. Allora, esteticamente il manico è ben fatto, anche se io dico con tutta onestà, questa scritta così mi sembra più forse dall'idea di un souvenir, no? Cioè, io avrei magari utilizzato un altro tipo come dire, di immagine, di colorazione, anche se il manico è molto ben congegnato per l'utilizzo. E questo sintetico è molto, molto in particolare perché lo trovo più morbido, l'ho già provato, ve lo dico già subito, più morbido dell'Omega Evo. E se è vero che il pennello della rasatura di Tenere Toscana è il pelo, diciamo, riprende il pelo del Simpson T3, questo è un po' più morbido e flessibile, quindi forse questo è veramente un compromesso ideale. Ma vediamo in rasatura, il Kaizen. Oggi è col Kaizen che mi rado, e certo, letteralmente. Guardate che bella ragazza che c'è qua. Allora, io ho questi saponi che sono abbastanza duretti, metto un pelo d'acqua solo per
aiutare il pennello nel prelevamento del, facevo un bemorragio in viso, avevo un pelino d'acqua e nel frattempo mi bagno il viso, eccoci qua. Bagno il pennello, lo rendo solo umido, quindi non mi bagnato, e vado senza timore, in quanto è una setola sintetica, a prelevare il mio Kaizen di Ariana ed Evans. Il pennello non fa una piega, preleva, pochissima acqua, c'era più sapone al tallo, eccolo qua. Lo proviamo con un montaggio in business, chiudo la confezione, ovviamente un filo d'acqua ci vuole, iniziamo a distribuirlo. Qui c'è una piramide olfattiva incredibile, c'è intanto una testa con, mi pare, bergamotto di Calabria, la scorza di limone, neroli, quindi agrumata, un cuore più floreale con del vetivè, mi sembra anche addirittura, con sono dietro la piramide olfattiva, e poi una base legnosa, sandalo, cedro, insomma c'è un po' di tutto. Mettiamo un po' d'acqua. Montaggio burroso e consistente, con un goccio d'acqua. Il pennello si comporta molto bene, molto bene. Guardate che bella elasticità, guardate che bello. Backbone si dice, no? Un montaggio molto aderente. E protettivo. Calchiamo le mani e andiamo ad agire con il nostro Avovetai S1. Delicato come una piuma. Ecco efficace come una spada. Cosa mi sono perso in questi anni? Devo dire che io l'avevo
l'avevo sottovalutato, quando ho acquistato Luca Esposito io avevo detto ma. E invece mi ha colpito in maniera clamorosa. Addirittura faccio fatica a pensarlo come uno slancio, guardate come è veramente limitata la curvatura, però lo è. E noi come tale lo utilizziamo. Sapone iperprotettivo, eh? Rasoio che ha i suoi anni, ma è l'uscita sul mercato, va. Veramente efficace. Barba di 2 giorni, già polverizzata da la prima passata. Ma andiamo a fare la seconda, la prima con rasoio. Prendo il viso. E con il nostro pennello Roma Colosseo, Dio meglio. Guardate che bel montaggio che fa in seconda passata. Il Kaizen. Estrema qualità del prodotto, eh? In termini di protezione e di montaggio. Aiutati da questo pennello che mi ha sorpreso. E che non costa neanche una follia. Ecco, bene, andiamo subito a sciacquare le mani. E facciamo la seconda passata. Uniamo il pelo obliquo al contropelo, come sempre, su barbe di pochi giorni. Non è il caso, secondo me, di stressare la pelle in ogni occasione. Specie se, come me, se potete, ve la fate tutti i giorni. Sciacquo il rasoio.
rifiniture, ma non c'è più niente. Allora, per andare a togliere il pelo d'uovo, ecco. Perfetto. Ottimo. Lasciamo tutto. Col viso, fredda. Pulita. Un bel risultato, un bel VBS. Eccolo qua. Allora, la praticità dei pennelli sintetici, che guardate, basta fare così, si asciugano subito. O quasi. Molto comodi, ad esempio, per portare in viaggio. Adesso qua c'è ancora un po' di sapone dentro, perché chiaramente il sapone è molto denso, quindi mi riesce a sciacquare molto bene. Io ho fatto veloce. Eccolo qua, il nostro Roma Colosseo. Allora, come sempre, tanto per non sapere leggere né scrivere, metto un po' di Wichezzle, in questo caso il Tyler. Intanto commentiamo insieme i prodotti prima di mettere il dopobarba. Allora, partiamo dal rasoio. Questo è un gioiello. È un gioiello, secondo me, è uno slant accennato, ma è uno, se lo consideriamo slant, forse il migliore slant che io abbia mai provato. Ve lo faccio rivedere come è fatto, la curvatura, l'esposizione, il gap. E Above the Tie S1, e beh, secondo me è un bellissimo, eccezionale rasoio, mi ha proprio colpito. Io l'ho acquistato, devo dire, con lo spirito di quello che dice: ma guarda, in occasione, questo non l'ho mai usato, era uno che non l'ha mai usato. E eccezionale. Unito alle Astra Blu, poi fa un lavoro veramente eccelso. Qualità dell'acciaio enorme, tattile proprio, si sente proprio come massiccio, pesante, sarà fatto suo. Come mi ha colpito il pennello? Io in questo momento non ho difficoltà ad ammettere che mi pare che sia, mi pare perché poi le sensazioni cambiano, che sia il mio preferito, come sintetico, intendo dire. Grande, ma non enorme. Impugnatura assolutamente fatta bene, una fibra assolutamente via di mezzo fra quelle rigide e quelle troppo flop. L'unico difetto, secondo me, è questa grafica che mi ricorda un po' appunto un souvenir, però tolto questo, diciamo, ridipinto il manico, che poi è una stupidaggine, questo è un pennello che secondo me segna una svolta. Questa è la mia idea. Eccolo qua. Guardate che bello. Sui sintetici, secondo me segni un passo avanti. Magari qualcuno mi dirà: no, ma tu non capisci niente dei sintetici. Eppure io penso questo. Sono, cioè, voglio dire, l'Evo è un Omega, questo è un Omega, quindi non è che faccia torti a una marca, però questo qua io lo trovo superiore.
Che vi devo dire? Andiamo a mettere l'Obama del Kaizen, eccolo qua. Ovviamente arrivano subito le note agrumate, però poi emergono anche le altre, floreali e legnose. Molto piacevole. Denso come liquido. Viene voglia di esagerare. Bene, quindi per dirla tutta, io non so se è una formula vecchia o una formula nuova, ma questa combinazione è assolutamente valida. Sapone protegge molto bene, monta molto bene, aderisce alla pelle, la protegge proprio dallo scorrere del rasoio, tanto che il rasoio fa fatica delle volte a portarlo via. Il dopo barba assolutamente inebriante, ecco, io lo definirei così, inebriante. Quindi questo è il secondo Arianna Evans che provo e mi conferma sia l'efficacia della protezione ma anche la ricercatezza delle fragranze dell'aftershave. Eccolo qua. Bene, oggi tante novità, quindi la barba l'abbiamo rotta. Siamo pronti per partire. Io vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale YouTube dell'Amici di Pomodoro Mia. Vi ringrazio per l'affetto che mi dimostrate anche nella chat di Telegram e sugli altri canali come Facebook. E niente, che vi devo dire? Buona barba a tutti e buona domenica.